si inizia con uno striscione messinese per nulla tranquillizzante e la chiusura è di quelle prevedibilmente agitate. La curva sud, dopo l'incredibile KO con il Parma, contesta tutti, presidente Franza compreso. Mi dispiace per la contestazione perché credo che sia assolutamente ingiusto, perché oggi i ragazzi hanno giocato veramente bene. Beh, questo è calcio. Il calcio dice che quando devi vincere una partita per forza, se viene anche giù un po' di sfortuna, capita che perdi per uno stupido per il primo contropiede che avviene. E in questa sfida salvezza da botti di Capodanno abbiamo appena il tempo di notare come l'arbitro Bertini abbia la casacca identica a quella del Parma prima di sostituirla nella ripresa. Annotazioni particolari, nulla di più, proprio il contrario del palo centrato dal 24enne Floccari, proprio quello che ne rifilò due a sua maestà Juventus. C'è da dire subito che il Messina fa la partita, detta i tempi, protesta anche per l'intervento in area con il braccio di De Sena. Il campo sembra dipinto di giallorosso, Bucci salva su Aronica e Coppola di destro fa vibrare il legno e poi Motti. Abbiamo costruito tanto, siamo stati molto sfortunati, un po' imprecisi sicuramente, però era una partita un po' assurda star qua a commentarla. Anche i ragazzi tutti hanno dato quello che potevano, è andato anche qualcosa di importante perché hanno fatto veramente una partita importante. Ripresa, Luca Bucci di anni ne ha quasi 37,